fortissima preoccupazione A per la realizzazione dell'opera, B per quanto concerne le attività commerciali, in particolare sui temi ricamati, e non so, poche attività commerciali. Qualche settimana fa abbiamo avuto formalmente assicurazione da parte dell'amministratore straordinario della Technis che gli appalti di Palermo, in questo caso l'appalto dell'anello ferroviario, andava avanti con un cronoprogramma, con la previsione di utilizzo di tutto il personale, anche con la previsione di utilizzo di altro personale da altri appalti in altre parti d'Italia e l'eventuale addirittura assunzione di nuovo personale. Adesso giunge notizia che sostanzialmente sono difficoltà da parte della Technis, noi non siamo la stazione appaltante, la stazione appaltante è RFI e abbiamo oggi sostanzialmente detto a RFI che così non si può andare avanti e che deve rilevare questi gravi inadempimenti a parte di Technis e contestarli all'azienda. Noi vogliamo sapere se questo appalto Technis lo può, lo deve e lo vuole continuare oppure no, perché stiamo subendo i commercianti e i residenti, che voglio ringraziare per la grande disponibilità che hanno avuto perché si realizzasse una grande opera pubblica, stanno subendo ovviamente dei sacrifici e noi non possiamo consentire che loro continuino a subire questi sacrifici senza una prospettiva certa, un programma certo da parte di RFI e da parte della Technis e dei lavori che devono essere fatti. In caso di uno stop prolungato dei cantieri, noi ovviamente chiederemo con molta forza alla stazione appaltante che ripristino lo statuto quo ante per limitare i danni ai commercianti e ai residenti.